ArcelorMittal non paga le imprese che assicurano lavori e prestazioni all'acciaieria e Alliance Green Service ha fermato dalle 23 di ieri sera le attività nel siderurgico di Taranto, tra le quali le pulizie industriali degli impianti. In segno di protesta i lavoratori di Alliance Green Service, che è partecipata da ArcelorMittal Italia, il 10 agosto dalle 7 alle 13 effettueranno un sit-in davanti alla portineria e imprese dello stabilimento di Taranto. Informati sia ArcelorMittal, sia Alliance Green Service, ma anche Presidente del Consiglio Presidente della Regione Puglia, prefetto questore sindaco di Taranto. La direzione aziendale AGS ha comunicato ai dipendenti la sospensione delle lavorazioni nello stabilimento. Per i sindacati FISA, SCAT, CISL, Filcams, CGL, Will Trasporti e OSB, le dichiarazioni dell'azienda in merito al mancato pagamento da parte di Arcelor delle proprie aspettanze determinano per l'ennesima volta una ricaduta sulle oltre 150 unità lavorative che continuano a vivere nella più assoluta intensità certezza retributiva e occupazionale. I sindacati, dichiarano le sigle di categoria, non accettano questo susseguirsi di situazioni che mortificano i lavoratori facendoli vivere in una condizione di continua angoscia. Chiedono al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, la convocazione di un incontro nella stessa data del 10 agosto per evitare una nuova catastrofe occupazionale e sociale. Il giudice del Tribunale di Taranto, Patrizia Tudisco, direttore della seconda sezione penale, ha concesso intanto a Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria dello stabilimento siderurgico di Taranto, dato infetto ad ArcelorMittal, la proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2. La proroga è stata concessa per consentire a Ilva di portare avanti gli ulteriori lavori di messa a norma dell'impianto, già oggetto di sequestro nel giugno 2015 dopo un incidente mortale.